cosa vuol dire fare l'uomo? Il libro di cui parliamo oggi pone questa domanda e lo fa a partire dalla prospettiva corale di Mika Macho, che è il nome di un profilo Instagram, ma anche di un collettivo. Ne abbiamo parlato con Francesco Ferreri, che è il curatore del libro, antropologo e consulente sessuale, e con Francesco Guadagna, entrambi fanno parte di Mika Macho e ci raccontano quali sono le pratiche di questo gruppo e che cosa possiamo trovare nel libro, edito da Sonda nel 2023. Mika Macho nasce nel 2020, come collettivo in realtà nasce durante la pandemia per discutere e ripensare il maschile, decostruire il maschile insieme, in maniera collettiva, in maniera plurale anche. Quindi lo abbiamo fatto partendo dai social, siamo partiti da lì, con grafiche accattivanti, con una comunicazione accessibile, almeno così ci piace immaginarlo, utilizzando testimonianze delle persone che ci hanno scritto, testimonianze autentiche, cortocircuiti, che sono appunto tutti quei cortocircuiti culturali che noi troviamo all'interno della nostra società, che raccontano come dei corpi sono subordinati ad altri, come alcuni generi sono spinti a dover performare in un determinato modo piuttosto che un altro, e quindi poi a riflettere alla fine su come in realtà noi vogliamo vivere il nostro maschile. Il libro parte da una domanda che è: che cosa vuol dire fare l'uomo? E risuona un po' la celebre frase di Simone de Beauvoir: donne, non si nasce, si diventa. Quali sono le pratiche attraverso cui avete cercato di rispondere a questa domanda? Inizialmente, soprattutto all'inizio, le pratiche erano limitate a un incontro comunque di autocoscienza alla fine che facevamo tra di noi online, perché durante la pandemia potevamo incontrarci soltanto online, che serviva a noi stessi per sviluppare il tema, per affrontare il tema, molto spesso anche per la prima volta da alcuni concetti, quindi anche per capire noi stessi cosa pensavamo di una certa faccia di questo tema. E per molto tempo abbiamo fatto questo nell'ottica poi di sviluppare un contenuto da condividere sui social, oppure al contrario, come diceva Francesco, dalla testimonianza, quindi dall'esperienza della comunità altrui, a un ragionamento sul macro. Come si fa l'autocoscienza online? Si introduce un tema che può essere scelto dalla community online tramite sondaggi oppure da noi, dipendentemente dall'idea che c'è dietro. Si alza la mano per intervenire, si parla ascoltando gli altri senza interrompere, ognuno quindi si prende il proprio spazio e il proprio tempo nel rispetto altrui. Le persone si iscrivono tramite un link che arriva sui nostri social, poco prima, una settimana prima di solito. I posti sono purtroppo limitati attualmente a 20 persone per incontro, però stiamo cercando anche un po' di potenziare questo servizio. Quindi sì, cambiano effettivamente ogni volta, perché dipendentemente da chi si riesce a prenotare, chi riesce a ottenere un posto, oppure anche qualcuno che magari viene un paio di volte e poi non riesce a seguire tutto il percorso completo, quindi effettivamente abbiamo un ricambio molto spesso di persone, così come abbiamo anche delle persone che comunque vengono sempre o molto spesso, e quindi ormai riconosciamo anche qualche faccia e qualche nome, ed è pure bello rivederle queste persone. Come si rompe il ghiaccio? Non è facile, perché effettivamente ci deve essere una persona che è disposta a rompere il ghiaccio, e allora di solito lo faccio io. Parto dalla mia esperienza, cerco di esporre il mio fianco il più possibile, di stimolare comunque una conversazione che sia effettivamente sensibile, perché parte comunque dalla mia esperienza che io ti sto in un certo senso regalando con una certa fiducia. A catena poi effettivamente le persone cominciano ad aprirsi, chi più chi meno, tutti alla fine riescono a dire un pochino la propria, o effettivamente entrare anche a sviscerare dei lati che non abbiamo mai esposto magari fuori da contesti e spazi del genere. Mentre Francesco fa, quindi chiude il giro dando magari un apporto da antropologo, da consulente sessuale, quando serve, quando si arriva al punto. Un altro modo è quello di partire da argomenti che possono sembrare all'inizio un po' banali, un po' facilotti, un po' come se ne abbiamo sempre parlato e non... per esempio, l'ultima volta ho chiesto, si parlava di pornografia, ho chiesto che categorie di porno guardate di solito. Da lì si è arrivati invece a un discorso molto diverso da
come potrebbe andare al di fuori. Quindi, ah, amico mio, io guardo questo perché mi piace un sacco, a te tu che ti guardi, ah, queste cose, no, che schifo. Invece è stato tutto un discorso su, addirittura sul senso di colpa che provavamo ognuno in modo diverso, in forma diversa, nell'usufruire di pornografia, oppure di come l'abbiamo presa, se bene, se male. È bello vedere persone che per la prima volta, in un certo senso, si aprono su degli argomenti in un modo che non ho mai visto al di fuori di questi spazi. Sì, noi ultimamente stiamo collaborando con Fondazione Libellula, che ci ha chiesto appunto una partnership per fare questi incontri, per attirare proprio anche degli uomini, perché nonostante l'approccio, la metodologia della tua coscienza nasca ovviamente già da tantissimi anni, cioè dal femminismo che ha fatto nascere queste pratiche, non abbiamo assolutamente inventato nulla. Ma sicuramente per gli uomini è un processo che sta nascendo. Ci sono gruppi che sono nati anche in tempi non sospetti. Il gruppo Gnam, per esempio, qua in zona milanese, comunque nasce negli anni 90 addirittura. Però diciamo che con un approccio così sfacciato, dove sfacciato intendo proprio così comunicativo anche con l'esterno, cioè come quello di Mica Macho, che ha nel dichiarare apertamente che stiamo facendo i gruppi di autocoscienza, sicuramente qualcosa di nuovo e abbastanza trasformativo. E vediamo anche andando in giro un po' per l'Italia per eventi e formazioni come effettivamente questa cosa stia riscontrando delle risposte. Cioè, c'è chi ha iniziato a fare i gruppi di autocoscienza perché aveva visto come si facevano banalmente. Quindi c'è la necessità di farlo. Questo noi lo riscontriamo sia nell'online che in presenza. Abbiamo fatto un webinar tempo fa su, tra virgolette, come fare un incontro di autocoscienza, anche perché non è un tutorial assolutamente, ma è la nostra esperienza più eventualmente l'esplorazione di alternative che possono essere comunque valide ma diverse. Si trova online, quindi eventualmente nel nostro profilo si trova anche il link, il post con il link. Gabriele ha accennato al tema del porno. Allora adesso con il libro in mano, che è molto pop, molto colorato e molto godibile anche dal punto di vista estetico, ho sotto gli occhi l'indice. I titoli dei capitoli sono divertenti ma anche espliciti, quindi ah, uè, Volendo. campione! Ok, dov'è la tartaruga? Quindi il tema del corpo, oppure non frignare, il tema delle fragilità. Ci sono capitoli che parlano anche di sesso, quindi sesso e pornazzi è molto esplicitamente il tema del capitolo 3 che inizia con non si rifiuta mai una scopata, oppure stasera si rimorchia a partire dal dogma, è lui che deve fare il primo passo. Quindi che cos'è il sesso per gli uomini? Un problema? O che cosa? In che cosa è stato trasformativo per la vostra sessualità l'esperienza di gruppo e questa pratica che avete raccontato e come viene riportata nel libro? Il sesso rimane sempre un tabù ancora oggi, sicuramente. Il problema si trova nel rapporto che abbiamo come uomini col sesso in quanto uomini, perché sembra effettivamente che il sesso sia, come dicevi tu, forse il principale, ma comunque uno dei più importanti pilastri su cui si basa l'identità maschile, ma con un valore quasi quantitativo, come se fosse una moneta di scambio, una valuta, che effettivamente aumenta il tuo valore come persona, quindi quanto sesso fai con quante persone, con quali persone, se sono accettate canonicamente, se i loro corpi sono accettati canonicamente o no. Tutto questa statistica, questi numeri, vanno in qualche modo purtroppo per la cultura maschile a valorare lo status di uomo nella società e quindi a garantire in un certo senso anche un grado di privilegio, per cui la ricerca spasmodica o in certi casi ossessiva del sesso può diventare un problema nel momento in cui effettivamente tramite dei rituali sociali che sono accettati si prevaricano altre identità per elevare la propria, come storicamente succede tutti i giorni, purtroppo. Non so se la sessualità è già il punto che riusciamo ad affrontare meglio nell'autocoscienza. Ci arriviamo però su alcune tematiche e il modo in cui noi proprio mettiamo il corpo
nella nostra, nei simboli della sessualità che ci hanno dato e di come li andiamo a decostruire, stiamo ancora facendo un po' di fatica. Nell'incontro che abbiamo fatto sull'omosessualità, tutto l'aspetto, l'omosessualità maschile, tutto l'aspetto legato proprio al rapporto con la sessualità anale, per esempio, e anche al nostro pene, non è uscita come mi aspettavo. Va bene così, abbiamo parlato di tante altre cose, però lì, come appunto anche in tanti altri aspetti, scardinare poi il fallocentrismo che noi abbiamo attorno al maschile è ancora molto difficile, cioè è proprio il tabù, è proprio quell'aspetto di cui si parla ancora troppo poco, perché è proprio il perno, cioè è proprio il centro. A livello di gruppo sarebbe veramente invece fondamentale abbattere questo totem, questo idolo che noi abbiamo costruito attorno al maschile, e forse potrebbe essere anche interessante ragionarci proprio a livello collettivo, perché sappiamo che se lo facciamo a livello individuale, noi singoli uomini, abbattere quest'idea del pene come centro della nostra virilità non è sufficiente, perché è un problema sistemico, un problema culturale, sociale. Un uomo non rifiuta mai una scopata, quindi siamo partiti da questa idea che effettivamente è un poco comune all'interno del mondo degli uomini, raccontando un'esperienza che può essere un po' diversa. Quindi abbiamo scelto sia il corto che la testimonianza adatti a far comprendere che effettivamente, cioè, fare una domanda all'uomo che legge idealmente, cioè perché io non rifiuto mai una scopata? Perché mi serve fare sesso? Sia la pagina Instagram che il libro puntano, danno molto spazio alla testimonianza. Rispetto alla genitorialità, che storie, che vicende, che vissuti si manifestano? Il capitolo sulla genitorialità del libro per me è stato uno dei più interessanti, è sicuramente uno degli argomenti che personalmente ritengo più rivoluzionari, sentire dei padri che si arrabbiano perché non possono fare i padri, perché non sanno che cosa significa fare i padri, perché non c'è una narrazione sul padre che si occupa effettivamente del bambino in maniera diretta, cioè lo fa attraverso il prendersi cura della famiglia, della casa, del mantenimento, attraverso il lavoro, quindi, no? Il rapporto effettivamente con il proprio figlio, se abbiamo piacere di farlo, dobbiamo inventarcelo, perché quel tipo di narrazione, quel tipo di racconto culturale non esiste, tant'è che se abbiamo un padre affettuoso, un padre amorevole, lo chiamiamo mammo, no? E quindi abbiamo proprio un altro termine che abbiamo dovuto coniare apposta perché il padre non fa quello, letteralmente. E nel gruppo di autocoscienza online chiaramente il target è un po' più giovane, cioè va dai 20 ai 30-40 anni, mentre invece nel gruppo in presenza abbiamo avuto anche un padre in particolare che invece è arrivato proprio per quello, cioè aveva la necessità di parlare di maschile proprio perché il suo maschile in quel momento era anche essere padre, un padre che era fortemente messo in difficoltà e che voleva fare quello, cioè perché fare quello non era il compito dell'uomo. Body positivity, cos'è? E tante definizioni, comunque ci premeva parlare di body positivity, cioè proprio di come noi raccontiamo il corpo, per cui un corpo grasso non è un corpo con una determinata forma fisica, ma è anche un corpo perdente, un corpo svogliato, un corpo stanco, un corpo in secondo piano, non è mai il protagonista, e quando è il protagonista ce ne stupiamo. E questo vale per tutti i corpi, cioè funziona così per tutti i corpi. Poi è chiaro che viene declinato in maniera differente, assolutamente. Cioè un corpo grasso femminile viene letto in maniera diversa da un corpo grasso maschile, su questo non ci piove. Se però non ci interroghiamo su come un corpo grasso maschile viene discriminato, rischiamo di invisibilizzarlo. E allora anche lì nasce una discriminazione che rischia di fare male due volte a questo punto. I corpi maschili sono ancora lì, sono ancora un po' messi da parte. Non abbiamo ancora parlato di come proviamo, cosa proviamo noi quando ci hanno insegnato a non piangere, quando sentiamo la lacrima scendere sul viso, no? Piuttosto che cosa significa non sentirsi abbastanza sexy, abbastanza virili perché abbiamo più peso di quello che ci sarebbe concesso avere. Ecco, quelle sensazioni lì, quelle storie lì,
non sempre si possono tirare fuori, ma sicuramente ci mancano proprio come dato anche se si parla solo delle dinamiche relazionali, invece il corpo è parte della narrazione. È un testo collettivo, che presenta più contributi. Quindi come si è creata questa rete? La rete si è creata con un duro lavoro e sacrificio di alcune persone che appunto oggi non sono qui, ma che sono nel team di Mica Macio. Fortunatamente il tema appunto è sentito, è un tema che interessa a tanti e purtroppo, come diceva Franci, gli spazi sia social che non social dove gli uomini offrono una possibilità di far parte di questa lotta anche sono pochi. Attraverso i messaggi di Instagram arrivano anche richieste di aiuto? Io in particolare ho sempre cercato di posizionare Mica Macio in modo tale che le informazioni che Mica Macio può dare e che non può dare fossero molto chiare. Appunto, consulente sessuale, non sessuologo, quindi io affronto tutta la sfera sessuale, possiamo rispondere a tutte le domande che arrivano sulla sfera sessuale da un punto di vista sociale, culturale, anche appunto informazioni proprio pratiche, semplici, ma tutto l'aspetto legato a un trauma, per esempio, non lo possiamo gestire noi sicuramente. È vero poi che anche, diciamo, ci sarebbe un enorme capitolo da aprire sul maschile e il problem solving, cioè la difficoltà che ha il maschile di fare delle domande, no? Di ammettere di avere un problema, soprattutto con i genitali e con la sessualità. Purtroppo anche perché invece sarebbe bello creare un rapporto molto diretto. Il punto è che, per esempio, anche nel libro abbiamo creato una sezione proprio speciale per dare delle risposte più approfondite. Cioè, noi abbiamo messo delle testimonianze, abbiamo messo una parte di influencer, e poi io che sono il curatore del libro, ho voluto creare una terza sezione, diciamo, per ogni capitolo, che è la parte più tecnica, dove infatti ci sono profili tecnici di persone competenti che hanno dato delle risposte per chiudere un po' il cerchio, no? Per cercare di concretizzare un po' alcune risposte di domande che si aprivano nei vari capitoli. Quindi noi vogliamo dare assolutamente delle risposte quando possiamo, e a volte, come l'antropologia ci insegna, le risposte sono altre domande, però comunque sapendo anche quali sono i nostri limiti, dove se ci sono delle persone competenti a cui dobbiamo chiedere delle risposte, mettiamo le persone competenti. E quando possiamo raccontare le storie, raccontiamo le storie cercando di rispettare anche appunto i vissuti e i traumi delle persone, ovviamente. Siamo a disposizione in sintesi, qualsiasi cosa scriveteci, perché siamo un'intera famiglia gigante. Benissimo, allora speriamo che il vostro invito venga raccolto da molti, da molte persone e vi ringrazio di essere stati con noi sulla rubrica Tre pinguini sul sofà. Grazie a voi. Grazie mille, grazie.